take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. 100 anni fa a Somma Lombardo, il 5 novembre del 1909, nasceva Angelo Moratti. Certo non poteva saperlo in quel giorno di novembre che sarebbe diventato per tantissimi una persona a cui dire grazie. Per gli interisti, per esempio, ma anche per gli industriali, pure per i milanesi, che lo avrebbero avuto in scena da protagonista, soprattutto negli anni 60. Il petrolio nel 1909 non è qualcosa di molto conosciuto, ci si sposta ancora a cavalli, nel senso vero del termine, il San Gottardo, per esempio, le ditte che fanno i trasporti dalla Svizzera all'Italia e viceversa, lo fanno proprio a cavallo. Passione, intelligenza, generosità e integrità. Devono essere state queste le quattro parole chiave del suo percorso. Intuisce, si appassiona, si dedica, ha un alto senso della moralità. Nel maggio del 1955, cioè 46 anni dopo quel 1909, Angelo Moratti, l'angelo per molti, con delle ali molto nascoste ma che forse c'erano, si prende sulle spalle l'Inter, che è la terza grande impresa, dopo la raffineria in Sicilia, la centrale elettrica Limiti in Umbria, apparentemente due grandi avversarie di questo terzo peso, ma lui i pesi li vive a modo suo, amministra tempo e passioni con energia pura, la trasmette a chi gli sta al fianco. Prima di tutto sua moglie Erminia, è lei che lo ha portato a vedere l'Inter, una domenica di molto tempo prima contro la Lazio. Ha 5 figli, 2 maschi e 3 femmine, e ha adottato un altro bambino. Sono anni in cui anche se sei presidente vai in trasferta in macchina e la macchina ha il sapore di una gita impegnativa, passionalmente parlando. Se devi andare a San Siro ci vai seguendo sempre lo stesso percorso, con la medesima frequenza radio, a fianco Gianmarco e Massimo, i figli, un rito. Bisogna aspettare gli anni 60 per vincere, anche gli angeli hanno qualcosa da imparare e il calcio insegna molto, lo dirà lui, l'angelo per eccellenza, che il pallone è una sana lezione per qualsiasi industriale. Gli anni 60 sono il mondo degli industriali e Milano, che si è lasciata alle spalle la guerra e la ricostruzione, ne è la capitale. Angelo impara a scegliere, giocatori, dirigenti, investimenti e allenatore, Elenio Herrera. Insieme vincono 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Scalano in meno di 4 anni la vetta del mondo, un ritmo impressionante, martellante, è la saga della grande Inter. Lui amministra risorse umane, oggi si dice così, e bilanci. I giocatori, trattandosi di lui, firmano contratti in bianco e in famiglia si ricordano quando è iniziata la saga, una sera che lui ha detto: adesso facciamo sul serio. Dall'indomani davvero si è vinto tutto. Si dice che il calcio sia cambiato molto dagli anni 60 ad oggi, di sicuro molte cose sono cambiate, l'intuito però di andare a pescare un allenatore straniero, dei giocatori come Suarez o Jair, di investire sul vivaio con Facchetti, di individuare un capitano come Picchi, di preservare talenti come Corso, non cambia negli anni, la generosità nel trattarli, la totale indisponibilità a scendere a compromessi non cambia. L'angelo è qualcosa allora di molto presente, forse la porta attraverso la quale aprire il futuro. È per questo che questa è una storia di grande riconoscenza e un grazie da poter dire a nome di tutti, anche del più lontano dei tifosi, in questo 2009 senza più confini, a 100 anni da quel 1909. Un tifoso magari lontanissimo che non sarebbe quello che è senza aver avuto un angelo protettore. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.